canale oggi, dopo tanto tempo, torniamo sul canale. Ottivi, finalmente, non vedevo l'ora. Con delle novità. Non è un clickbait, adesso ve lo spiego. Ah, fatemi mettere comodo. Allora, a parte tutte le cose che sono successe nel traslocare, eccetera, sono cambiato un po' di cose. Ovvero, sistemato già lo studio, devo cambiare la connessione internet, quindi molto probabilmente già da domani starò senza internet, mi devo sbrigare anche a caricare questo video oltre che editarlo. E stiamo prendendo per il culo, Irene. Quindi l'argomento di oggi è più che altro quello, poi vi faccio il long tour, tutti sti cosi qua, piano piano, con quando facciamo tutto. Stiamo un attimo prendendo per il culo Irene, nel senso, io abbiamo, siccome San Valentino è anche suo compleanno, per chi ci segue da sì, perché nel canale c'era pure lei all'inizio, per chi mi segue da almeno un anno e mezzo, saprà che l'anno scorso, mi sembra l'anno scorso, non mi va di andare a ricontrollare perché non c'ho proprio voglia. No, sinceramente, no, non mi ricordo. Fatemi controllare. Credo che sia stato l'anno scorso, però. Praticamente, mentre cerco, vi parlo, eh. Praticamente, ho fatto un freestyle per Irene a San Valentino. Sembra che non porto la barba di qua. Invece c'è, ma non. C'è la barba. C'è la barba di qua. Vabbè, a parte ste stronzate. Come sempre io divago perché sono fatto così, non è che. Allora, praticamente feci il freestyle di San Valentino. Freestyle molto semplice e veloce, una cosa di. Talmente fatta con la velocità. Però il freestyle in sé, quindi il pezzo buttato giù, me lo fai i complimenti perché. L'ho fatto di roba. Eccolo qua, freestyle San Valentino, 11 mesi fa. Guardate pure la quantità di visualizzazioni per questo freestyle. E dopo questo video, chi non l'ha visto, se lo andrà a vedere. Sto scherzando. Allora, in quell'anno io ho regalato il freestyle per San Valentino, perché giustamente è un regalo che io ti faccio a livello pubblico. Quest'anno le volevamo regalare il cane. E qui arriva la presa per il culo. Però la detective Irene mi ha sgamato. Ma che cazzo starà combinando il cane? Comunque, mi ha sgamato. Oh, ci ha sgamati, perché in realtà il regalo l'avrei voluto fare insieme ai miei genitori. Ci ha sgamati. Quindi è andata. Andata il cane, gli dobbiamo regalare il cane, cioè lo regalavamo comunque, però volevo fare una sorpresa assurda perché lei il cane lo desidera da almeno da quando era piccolino. Per cui la sto un attimo prendendo per il culo. Io mi sono dovuto rifare il telefono e quindi, siccome lei le rode il culo perché ha un telefono vecchio, un Asus Zenfone Max, mi sembra. Aia, ho fatto male. C'ho una ferita. Non ve la faccio vedere. C'ho una ferita, non ve la faccio vedere perché sennò YouTube blocca il video. Sto scherzando. No, in realtà mi blocca il video, però sti ragazzi. E che succede? Che praticamente lei ci sta malissimo adesso perché ha saputo che mi è arrivato il telefono. Ha saputo che mi devo fare il telefono nuovo perché io andavo in giro con. Dove sto catorcio? Cioè, raga, rendetevi conto. Samsung Galaxy S4 comprato per, udite, 30 euro. 30 euro. Praticamente chi me l'ha venduto mi ha detto dammi solamente i soldi della batteria che ci ho messo nuova. Funziona come telefono, però l'S4 ce l'ho avuto, il mio sono rotti gli LCD per chi non lo sapesse, sono i cristalli del vetro dello schermo. Ce l'ho
grigio, però non vale la pena spendere 100 euro a sistemare quello. 30 euro l'ho ripreso. Comunque, tornando a noi, Irene non lo sa, ma io lo sto facendo venire l'invidia proprio più assurda del telefono, perché io ho avuto sempre, quasi sempre telefoni nuovi. Ma a parte quando mi feci il 4S, questo lo pagai di tasca mia 80, 90 euro, mi sembra, nel 2013-14, 2015, scusate, nel 2015, ci ho avuto la fissa di farmi l'iPhone, volevo farmi l'iPhone che non ce l'ho avuto mai, il telefono più economico che si trovava era quello. E vabbè. Quindi più o meno sempre telefoni nuovi ho avuto, lei no. Per questo lei non lo sa, ma le sto regalando il telefono uguale al mio, cioè le stiamo regalando, perché non lo faccio da solo, cioè ci stanno di mezzo anche i miei genitori. È un bel telefono, che ha una grafica spettacolare. Ragazzi, mo che cazzo ha avviato? Ma che si spende? Credo si sia spento, sì. Vabbè, sto telefono ha una grafica talmente potente che è migliore della webcam. Cioè io ho una webcam da più di 100 euro, che questa è la Logitech, la webcam Logitech C922 Pro, se non ricordo male, e questa costava prima del Black Friday intorno ai 130-140 euro. Io l'ho pagata 80, l'ho pagata poi con i soldi miei che erano dell'ultimo lavoro fatto. Ma porca puttana, oh, ma c'è, ma è assurdo. Io ho fatto una prova qui sul davanzale. È assurdo quanto cazzo è. 3 volte meglio! 3 volte meglio! Assurdo. E quindi lei ancora non lo sa. Ma la stiamo prendendo in giro. Più che altro la sto facendo venire l'invidia io per poi farle una sorpresa, visto che non ci sono riuscito con il cane, sai, pensavo di fargli una sorpresa col cane, oddio, piangerà quando lo vedrà, tutte queste cose. Invece è andato a finire che l'ho dovuto dirlo perché: dove vai domenica? Domenica dobbiamo andare a casa, i miei, la domenica, così, senza dire niente, ma non ci vai mai, dove devi andare? E allora, da notare la pila di cavi dietro di me. Stanno ordinando tutto. E allora mi ha scoperto il cane. Adesso lo faccio vedere il cagnolino che arriverà. Anzi, no. Sto stronzo, voglio il clickbait, cazzo. Per una volta voglio il clickbait. Perché io non sono che clickbait, ma voglio il clickbait. Oh, bisogna cominciare a fare come i big. Vabbè, in poche parole, le ho ordinato il telefono alla cover. Insieme alla cover mia, perché prima mi sono cambiato la cover. Ci rivediamo quando avrà ricevuto il telefono, perché registrerò la reazione di Irene quando scarterà il pacco, quando le dirò che quel pacco è per lei. Ci vediamo lì. Bella. Ti ho messo. Buonasera. Tondro lo sapevo. Centro, tranquilla, centro io. Lo Stai so che tranquilla. c'entri. Ma se è bello quello. Ma niente coda. Allora la lingua quella. La lingua, ma la posso tagliare pure io se vuoi. Ma tagliatemi un coltello, aspetta, aspetta. Aspetta. Lo sai che so cos'è. Perfetto, secondo me non lo sai. Secondo me credi di averlo capito. Aspetta, aspetta. No, sto facendo il video, qua non c'è pochino per fare il video. Ma se penso la maglia, fammi capire, Junior. Ma un nome più chiamabile, no? Era Junior. Era fa, 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 fa vedere il Junior. contenuto, fa vedere il contenuto, fa vedere il contenuto, fa vedere il Non dico che contenuto. si chiama Lufino, No. però insomma. Capito?
Junior, perché veramente io lo voglio chiamare JJ, nel senso Jack. Vabbè, Junior. Sti gran cavoli. Vabbè. Tanto lo sapevo che era questo. Cucciolo. Telefonino? Sì, credete saperlo. Non è telefonino? Sì, a però che non è uno di quelli. Sì, però non è che efficiente, dandolo sapere del genere. Ah, c'è cascata in pieno. Aspettami qua, vado a prendere il vero regalo, va. Allora, questo è un pacchetto da parte di mamma e papà. È un scherzo pure questo? Riuscite a provare? Maybe. La scatola è come quella di prima? Sì. Che poco mi siete fatta? Ma stavo pensando? Non pensavo al telefono perché avevo peso, non lo porta. No, però. Io mi aspetto di tutto. De tutto! Un Rolex da 50.000 euro. Cos'è? Questo spero sia quello nuovo.